Eminenza, che cosa si intende per amicizia operativa nel contesto di oggi? L'amicizia è per forza operativa. L'amicizia poi si nutre anche di tante cose, di contemplazione, di silenzio, di solitudine. Ma se c'è l'amicizia, c'è anche la solitudine. L'amicizia è per forza operativa perché l'amicizia cerca l'altro e non è mai soltanto qualcosa di intimistico. Ma anzi deve essere, come insiste molto Papa Francesco, sociale, cioè operativa, cioè nella vita. È possibile un'amicizia in politica? Se non c'è amicizia in politica è molto preoccupante. In politica ci devono essere anche opinioni diverse, si nutre anche del confronto tra opinioni diverse. Ma se non c'è l'amicizia politica, ci sono altri interessi, cioè faccio quello che serve a me, non quello che serve agli altri. Eminenza, una domanda che abbiamo fatto al popolo del meeting questa mattina e che facciamo anche a lei. Chi è per lei un amico? Beh, un amico è colui con cui cammino insieme, con cui cerchiamo qualcosa insieme, con cui condividere, con cui gustare. Quel legame che non è detto che debba essere necessariamente concreto, quotidiano, sono certe amicizie che sono importantissime anche al di là della frequentazione, ma che hanno perché passano per il cuore. E quindi l'amico è colui con cui condividi il cuore. Papa Francesco, il Movimento di CL il 15 ottobre scorso ha chiesto di essere profeti di pace. Che cosa significa secondo lei? È che bisogna cercare la pace quando non c'è. E siccome ne manca tanta, dobbiamo essere profeti di pace, cioè farla vedere già oggi e cercarla perché da qualche parte è nascosta la pace, solo bisogna disperarsi per cercarla, cioè non darsi pace finché non la si trova, e iniziarla con il nostro essere persone di pace.